ieri è la domenica però. Oh, questo? Io lavoro anche di domenica. Non faccio certo la volontà dei preti che ci condannano ad andare in chiesa. Io me la guadagno la pagnotta. Qui mi sembra... Ma qui mi sembra che stiamo esagerando, eh? No, mi scusi, signor Duda. Non volevo certo offenderla. Ma che c'entrano i preti? Se disprezzo le religioni, tuttavia non le disistimo. Bene. Ma insomma, signorina Daisy, lei sa dirmi che cos'è un rinoceronte? Beh, certo. Un rinoceronte è... Ma... un enorme bestione orrendo! Sentitela. Il rinoceronte, cara signorina... Non vorrà tenerci una lezione sui rinoceronti? Questa non è una scuola! È un vero peccato! Signorina Daisy, cortesemente, senza ascoltare botani, sono le 9 passate, può ritirare il foglio di presenza e... Tanto peggio per i ritardatari! Buongiorno, signorina Daisy, sono in ritardo! Io mi batto contro l'ignoranza! Ovunque essa si trovi! Faccia presto, signor Berenger! Nei palazzi o nelle catapecchie! Presto, presto! Firmi il foglio di presenza! Sì, grazie, ma il capo è già arrivato! Shh, è di là! E anche nelle case editrici! Signora Botard, mi pare proprio che... Ma come, così presto? Sono appena le 9:10! Mi pare proprio che lei stia passando i limiti della buona educazione! Non mi dirà, spero, che sono un ignorante! Ma no, ma no, ma no, assolutamente no! Ma concorderà anche lei con me, signor Dudar, che le università non sono certo all'altezza della scuola comunale! Scusi, signorina, allora questo foglio di presenza, prendiamone! Eccolo, eccolo, a lei! Oh, ecco Béranger, finalmente! Gli universitari hanno una mentalità astratta, non hanno una curiosità, la voglia di conoscere. Sì, sì, certo. Buongiorno, signor Botà, mi scusi se ho rischiato di arrivare in ritardo. Buongiorno, signor Botà. Gli universitari non hanno il senso pratico. Sciocchezze! Dica un po', Béranger, li ha visti anche lei, rinoceronti? Certo, si capisce che li ho visti. Ecco, lo vede che non sono pazza! Ma il signor Berenger lo dice per galanteria, perché è un tipo galante lui, anche se non ne ha per niente l'aspetto. Perché sarebbe una galanteria adesso dire di aver visto un rinoceronte? Certo, quando si tratta di sostenere le stravaganti idee della signorina Daisy. Beh, tu? Signora Botard, adesso però lei è in malafede. Il signor Berenger è appena arrivato! Non ha potuto assistere alla conversazione. Vero che l'ha visto anche lei, signorina Daisy? Sì, certo, si capisce. Sì. Ah. È possibile che il signor Berenger abbia creduto di vedere un rinoceronte. Ma tu... Per lui tutto è possibile, è una tale fantasia. No, sicuro, li abbiamo visto tutti quanti. Era un rinoceronte, o forse erano due rinoceronti. Ecco, non sa nemmeno quanti ne ha visti. Ma no, guardi, vicino a me c'è anche il mio amico Gian e tanta altra gente. Parola d'onore, lei dà i numeri? No. Era un rinoceronte uniforme. Si sono messi tutti e due d'accordo per prenderci in giro. Invece però io credo che avesse due corna, almeno a quanto ho sentito dire. Beh, almeno mettetevi d'accordo. Signore, ora basta, scusatemi, il tempo passa. Va bene, lei, Berger, allora ne ha visti uno o due di rinoceronti? Che le dicevo? La signorina Daisy sostiene di aver visto un rinoceronte unicorne. Se lei mai avesse visto un rinoceronte, era unicorne o bicorne? Ma no, vedi, il problema sta proprio tutto lì sul numero del rinoceronte. È una storia che puzza! Oh! Non si sono mai visti dei rinoceronti da queste parti. Beh, credo che basti una volta sola, però. Mai visti, ripeto, solo nelle illustrazioni dei libri di testo. Mi sembra proprio che questa storia sia sbocciata dalla fantasia di qualche donnicciola. La parola sbocciata riferita a dei rinoceronti. A me pare del tutto fuori luogo. Beh, no? È giusto in questo caso. Il vostro rinoceronte è un mito. Un mito? Signori, ora basta. È ora di mettersi a lavorare. Un mito come la storia dei dischi volanti. In ogni modo, non vorrà negare però che c'è stato un gatto schiacciato. Ah, io posso testimoniare. E dei testimoni. Bella testimonianza. Si tratta di un fenomeno di psicosi collettiva. Psicosi collettiva. Come la religione, che è la fine. Ma di nuovo la religione. Signora Botard, se lo vuole sapere, io ci credo ai dischi volanti. Ecco. Scusatemi.
uomini, avete chiacchierato abbastanza. Rinoceronti o no, dischi volanti o no, è ora di lavorare. La ditta non vi paga lo stipendio per discutere sugli animali veri o immaginari che siano. Immaginari, appunto. Veri, verissimi. Signore! Tronco un'altra volta questa serie di discussione. È ora di rimettersi a lavorare. Va bene, signor Buddha. Se lei ce lo comanda, non possiamo far altro che qui dire. Ma è una mistificazione! Che cosa è una mistificazione? La storia dei rinoceronti è la vostra propaganda che la mette in giro. Ma quale propaganda? Non è una propaganda! Sì, ma io li ho visti, li ho visti! Li abbiamo visti tutti! Scusatemi, sì. Ma il signor Beffa non è venuto in utile. Io ancora non l'ho visto. Naturalmente, proprio quando avevo bisogno di lui. Ha lasciato detto per caso se è malato o aveva qualche motivo preciso? No, non mi ha detto niente. Naturalmente, ma questa volta lo metto alla porta. Giuro che lo metto alla porta. Non è la prima volta che mi fa questo scherzo. Sinora ho chiuso un occhio, ma adesso basta. Qualcuno la chiami la sua scrivania, ci sono documenti importanti. Ma guardi, c'è la signora Beff. Oh, buongiorno, signora Beff. Buongiorno, signor Tard. Allora, e suo marito non ti degna più di venire in ufficio? La prego di scusare mio marito. È andato a passare la domenica dai suoi. Tanto. Aveva un po' di influenza. Ah, certo, l'influenza. Naturale, lunedì l'influenza, certo. Ecco, mi ha detto di darle questo telegramma. Mi dice che se riesce, torna mercoledì. Oh, Oddio, mi prego. Che c'è, signore? Mi sento male, una sedia. Senta, qua. Mi d'acqua, aspetta, aspetta. Venga a vedere. Chi? Venga a vedere i tuoi rinoceronti. Vengo. Ecco lei che è l'esperto di rinoceronti. Guarda, e guardi. Ma io non sono un esperto di rinoceronti. Ma guardate come mi rotondo. Si direbbe che soffre. Sì, sembra proprio che c'è qualcuno. Ma cosa vuole? Ma guardatelo. Lo vede adesso lei? Sì, effettivamente lo vedo. Trattasi di allucinazione collettiva? No, lei? No, non ho mai le allucinazioni io. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma è quello che ha visto anche lei ieri, anche lei? Certo, si capisce qual è, se no. Poi è anche un corno, quindi è un rinoceronte africano. No, anzi, è asiatico. Cioè, il rinoceronte... Ma ci ha demolito la scala! Tanto meglio. Sono anni che chiedo alla direzione generale di sostituire quella vecchia scala tarlata con dei gradini di cemento. Proprio la scorsa settimana il signor capufficio ha inviato l'ultimo report di richiesta. Doveva succedere! C'era da aspettarselo. E infatti mi hanno dato ragione, ma, eh?